Bentrovati a tutti. Eccoci qua di nuovo nel ciclo delle conversazioni estensi e non solo, ma anche di altra storia. E per stavolta invece riguardano la dinastia estense per parlare di un personaggio che specialmente nella mia città Modena risulta essere molto ostico. E parlo del Duca Francesco IV. Il Duca Francesco IV sappiamo benissimo che, diciamo, fra virgolette, è l'innominabile. La storia ce lo dà come un duca crudele, senza cuore e senza pietà. Ma fu veramente così? La storia ufficiale ci dice la verità? Ce lo dobbiamo domandare. Io mi sono avvalsa di un bellissimo articolo scritto dal dottor Alberto Menziani che si trova sul sito del Battaglione Estense, che ringrazio entrambi. E ho preso spunto da questo articolo perché ci racconta un Francesco IV un po' diverso dalla storia ufficiale. È vero, la storia la scrivono i vinti, ma la vera storia prima o poi salta fuori. È vero che fece condanne a morte, ma non fu l'unico duca e non fu l'unico sovrano che fece condanne a morte. Dovremmo riflettere su questa cosa. Comunque, senza fare troppe polemiche, iniziamo a parlare di questo duca che qua vediamo nella slide in un famoso ritratto con il titolo Il duca così crudele, perché così passò alla storia. Infatti nel 1814, quando finì la dominazione napoleonica e vennero, dopo il congresso di Vienna, ricostituiti tutti gli stati preunitari che erano presenti in Italia, si ricostituì quindi anche il ducato estense, ma non era più estense, ma era austro-estense. E perché austro-estense? Perché l'ultimo duca d'Este, Ercole III, aveva avuto solo come figlia una figlia femmina, Maria Beatrice Ricciarda Cibo. E anche per gli estensi sappiamo benissimo che, la vediamo qua nella foto con il marito, sappiamo benissimo che vigeva la legge salica e quindi l'eredità non sarebbe passata tramite la figlia e la dinastia estense sarebbe morta. Quindi Maria Beatrice Ricciarda viene fatta sposare a Francesco. Sì, a Ferdinando, scusate, a Ferdinando Carlo Antonio, figlio di Maria dell'imperatrice Maria Teresa e di Francesco Stefano, suo marito. Questo matrimonio fu voluto principalmente non dal padre di Maria Beatrice, ma bensì dal nonno Francesco III, legare ancora di più ed avere ancora più appoggi dall'impero. Inoltre ebbe anche il governatorato della Lombardia. E infatti quando morì la moglie Carlotta d'Aglè se ne andò direttamente a Varese, e anche quando era in vita Francesco III la maggior parte della sua vita la passava a Varese. Infatti a Varese esiste proprio una legge estense fatta costruire da lui. Comunque, loro due fondarono la dinastia Austria-Este. Loro sono i capostipiti della dinastia che tuttora esiste ed è la dinastia, un ramo degli estensi, ma è il ramo che è vivente, tuttora esistente e che tuttora ha un discendente, ripeto, nel duca Austria-Este Lorenzo, Lorenz. In italiano, principe del Belgio che vive a Bruxelles, che ha sposato la principessa Astrid del Belgio.
Quindi Francesco IV, e qua lo vediamo in una piccola miniatura con la sorella Maria Leopoldina, era nato a Milano nel 1779 e la risiedette fino a che nel 1796 non arrivarono i francesi, Napoleone. E francese vi fu l'invasione. Quindi a Milano ebbe mentre risiedete a Milano ebbe l'occasione di parlare anche il dialetto e di imparare il dialetto meneghino, cosa che vedremo che farà anche a Modena. Imparerà il dialetto modenese, lui parlerà in dialetto modenese. E questo gli serviva per parlare con la gente, con il popolo. Sapere il dialetto significava poter comunicare con il popolo e con la gente. E questo per Francesco IV vedremo che fu una cosa molto, molto importante, riuscire a parlare con il popolo, con la gente. Va bene, una volta che arrivarono i francesi, insieme alla propria famiglia, se ne andò in Sardegna, dove poi si sposò con Maria Beatrice Vittoria di Savoia, e quindi nel 1814 riuscì nel 1814 ritornò a Modena. Per prendere il trono. Qui vediamo l'ingresso di Francesco IV e della moglie Maria Beatrice di Savoia a Modena, quando vi fu la ricostituzione appunto degli stati preunitari. Francesco IV, riprendendo il discorso dei dialetti e delle lingue, era un vero poliglotta, dal momento che il suo biografo Cesare Galvani ci riferiva che scriveva e parlava correttamente, oltre che l'italiano, anche il francese, il tedesco e l'ungherese, e si destreggiava pure nell'inglese, nel polacco e nello spagnolo. Francesco IV ci viene descritto, ci viene, diciamo così, Francesco IV ci viene descritto come una persona alta, magra, era miope e per questo doveva ricorrere sempre all'uso degli occhiali. E questo difetto di essere miope gli dava l'aspetto cupo e sospettoso. Il duca, inoltre, era un uomo integro ed era molto legato alla propria, era molto legato alla propria famiglia. Infatti, molto spesso non voleva essere così esigente, così far valere il proprio ruolo. Infatti, in quest'articolo, penso che venga presa dalla biografia di Cesare Galvani, ci viene detto che molto spesso preferiva servirsi da solo per non disturbare i servitori che magari stavano dormendo. Qua vediamo una parte della famiglia di Francesco IV nella immagine. Vediamo la moglie, Maria Beatrice Vittoria, con i due figli maschi, il futuro Francesco V e il fratello Ferdinando. Qua vediamo sempre Francesco IV con di fianco il Palazzo Ducale di Modena. E sempre dalla biografia di Galvani ci fa notare quale animo avesse questo duca così crudele. E una delle sue abitudini era quella di mettere delle molliche di pane oppure dei granellini sulla finestra del proprio studio,
perché così venivano gli uccellini a mangiarsi il pane e a lui piaceva sentire mentre lavorava questo cinguettare. Inoltre Galvani, sempre il suo biografo, ci ricorda che il duca Francesco IV aveva una passione per la numismatica e che fu anche autore di fortunati ritrovamenti, quali ad esempio quello di una rarissima medaglia greca rinvenuta nel 1811 nei dintorni di Pergamo, e quella della medaglia dell'imperatore romano Massimiano, trovata nel 1815 sulla vetta del Monte Cimone. Qui vediamo un altro ritratto famoso del duca Francesco IV e con di fianco una lettera del 9 gennaio del 1803 dedicata al cavaliere Martinoni, in cui ricambia gli auguri di buon anno. Questo duca era dotato di una grande preparazione umanistica e giuridica e aveva un alto senso dello Stato. Accorto ed energico, fu stimato dai più ragguardevoli personaggi del suo tempo, persino dallo zar Alessandro I, da lui incontrato al congresso di Vienna, perché Francesco IV partecipò al congresso di Vienna. E gli stessi avversari politici dovettero ammettere che Francesco IV aveva uno spirito penetrante e accorto, un carattere fermo e leale, risoluto, un coraggio straordinario, un'attività immensa. Queste cose non si dicevano per elogio, ma per dimostrare quale nemico potente egli potesse essere. Qui abbiamo un altro bellissimo, a me questo ritratto di Francesco IV mi piace tantissimo. Qui abbiamo un altro ritratto di Francesco IV, che è un altro tratto caratteristico di Francesco IV fu quel altissimo senso che aveva del suo ruolo. Lui era molto compenetrato nel suo ruolo e nel senso del dovere che imponeva il suo ruolo di sovrano. Infatti, questo senso di dovere lo poneva sopra ogni altra considerazione, sopra ogni altro sentimento. Il senso del dovere per lui prevaleva su tutto, sopra ogni cosa. E infatti questa intransigenza, cioè questo senso del dovere, si mostrò appunto tragicamente in occasione delle condanne di Don Andreoli e di Ciro Menotti. Nel primo quadro vediamo Don Andreoli, nel secondo Ciro Menotti. Egli però, durante una pubblicazione di un editto che risale al 1824 contro le trame settarie, si auspicava però di poter evitare quei mezzi così spiacevoli, così rigorosi, che in certe circostanze un sovrano, per senso del dovere, al di sopra di ogni sentimento, al di sopra di quello che lui potesse provare, era costretto a ordinare. Questi mezzi così rigorosi, anche se lui li applicava al di sopra di ogni di qualsiasi cosa, di qualsiasi sentimento, eccetera, non voleva dire che non gli dispiacesse, non fossero piaghe dentro al suo cuore.
Qui vediamo sempre Francesco IV sulla sinistra, mentre sulla destra vediamo la moglie in una stampa dell'epoca, Maria Beatrice Vittoria di Savoia. D'altra parte, Francesco IV si sobbarcava quotidianamente l'incredibile mole di lavoro, come risulta dalla descrizione della giornata tipo, diciamo così, di Francesco IV dalla biografia di Galvani. Egli alle 9:30 del mattino era sempre nel suo studio, dove non partiva, fino alle 3:30 pomeridiano, quando gli si diceva che era pronto da mangiare. E quindi fino alle 3, dalle 9:30 alle 3:30 Francesco IV lavorava nel suo studio. Vediamo un altro famoso ritratto conservato nel Palazzo Ducale della famiglia di Francesco IV. Una volta che si era mangiato, si tratteneva un poco con la famiglia. E quindi ritornava al lavoro finché non gli veniva annunciato che era atteso dalla sua reale consorte e dai figli per il passeggio. Cioè, una volta sulle mura c'erano delle specie di viali, quindi si passeggiava sulle mura di Modena. E in loro compagnia, appunto, quello che vi dicevo, l'importanza di imparare il dialetto modenese, anche quando si trovò a essere sovrano di Modena, quindi passeggiando si mescolava in mezzo al popolo, in mezzo alla gente e parlava con loro. O passeggiando sui viali del muro, delle mura, oppure nei viali della città. E quindi lui, durante questo passeggio insieme alla famiglia, si fermava tranquillamente a parlare con le persone più umili, con il popolo, parlando in dialetto. Questo è un altro ritratto in abiti civili. Dopo il passeggio, Francesco IV spesso, eccetto che per qualche straordinario evento, si tornava al lavoro. E siccome di solito lui non cenava, il lavoro si protraeva fino alla mezzanotte costantemente e talvolta per una o più ore ancora. Nelle domeniche che era solito fare gli esercizi nella Real Cappella, poi partecipava anche alla messa. Qui vediamo una sala all'interno di Palazzo Ducale, sempre con un altro ritratto di Francesco IV, una stampa dell'epoca. Un'altra cosa importante di Francesco IV era, di questo duca così crudele, era che 2 volte alla settimana, vale a dire il giovedì e la domenica, lui permetteva per 4 ore consecutive udienza a qualunque dei suoi sudditi, senza chiedere appuntamento, permesso, niente. Qualunque dei suoi sudditi, a partire dalla persona più umile, poteva andare in udienza dal duca. Così lui poteva avere sotto mano la situazione del proprio territorio, del ducato, e poteva parlare appunto, come vi ho detto, con qualsiasi suo suddito, anche quelli che abitavano nelle montagne, nelle vallate, venivano già a Modena e parlavano con il duca.
E a ogni cosa che gli veniva richiesta, questo duca così crudele cercava sempre di dare un seguito, ponderato ovviamente, e cercando di accontentarli. Questo è un altro quadro famoso di Francesco IV, e quante volte gli si diceva a volte in famiglia di darsi un attimo di tregua, di a volte spezzare queste continue 4 ore di udienza dove tutti avevano lamentele, richieste anche fra le più sconclusionate, fra le più strane, eccetera. Ma lui ripeteva che un principe, se è un principe, si deve abituare a tollerare qualsiasi noia che porta all'adempimento di alcuno dei suoi doveri. Cioè che qualsiasi principe, se si ritiene tale, come senso del dovere, deve avvezzare, deve essersi abituato tollerare qualsiasi noia che possa avere dai suoi doveri, perché i suoi doveri devono venire al di sopra di tutto, sono il senso del dovere, sono se il senso del dovere di cui vi parlavo prima, che un sovrano deve avere nel guidare appunto un popolo. E con questo io ho concluso e spero di avervi dato un po' un'infarinatura su come era diverso Francesco IV, su come in realtà ci viene presentato in un modo, ma in realtà vediamo che anche con questo articolo di Alberto Menziani, in realtà la figura di Francesco IV stona con l'ufficialità della storia. Francesco IV tutt'oggi viene ricordato anche a Modena solo per l'uccisione di Ciro Menotti e di Don Andreoli, prova ne è la grande statua in Piazza Roma che guarda Palazzo Ducale. Ma di tutta la sua persona, di tutto quello che fece, qua in questo articolo non viene detto, comunque di tutto quello che fece, le opere per la città, le opere di beneficenza, si prese cura dei poveri, eccetera, tutto questo la storia ufficiale non ce lo dice. Ed è un bene, io insisto, forse sarò fra le ultime persone, ma io insisto che la storia deve essere letta a 360 gradi. Non esiste che la storia la scrivano i vincitori, perché anche i vincitori hanno fatto dei morti. Se facciamo il conto, non lo so che conto ci possa venire fuori. Comunque, senza far polemiche, non voglio far polemiche, ringrazio ancora il dottor Alberto Menziani per aver scritto questo splendido articolo che ci dà appunto una finestra su quello che era realmente il Duca Francesco IV, e vi lascio con questo bellissimo il sito del Battaglione Stense dove si trova,
E vi lascio con questo bellissimo quadro che si trova nel Palazzo Arcivescovile di Modena, di fronte al Duomo, e vediamo la duchessa Maria Beatrice di Savoia in ginocchio di fronte al Papa quando venne a Modena in visita. Se lo osservate bene, dietro alla duchessa ci sta Francesco IV e quindi tutta la corte, e li vedete sotto un baldacchino. Dietro al baldacchino, riuscite a intravedere, ci sono le sculture del Duomo di Modena. E anche questo ci dà uno spaccato di vita di come era a quel tempo. Con questo io vi saluto. Spero che vi sia piaciuto questo video, questo spaccato su questa persona che forse è poco conosciuta. E vi dico al prossimo video delle conversazioni estensi. Arrivederci e alla prossima.